Hola ragazzi, ciao a tutti, Nick, bentornati qua su Farming Simulator 17. Ragazzi, oggi sono in compagnia di Bruno. Quella ragazzi, come va? Spero tutto bene. Oh, non sei incavolato? Ma raga, guardate un po', è la prima volta che Bruno cambia nome e si chiama X-Starter. Ma era meglio Bruno, a dire la verità. Comunque Fino a mo' mi avete scassato per cambiare nome, ma mo' ve l'ho cambiato. Comunque ragazzi, nello scorso gameplay, appunto, stavo a 3BA. Vedete che ho accumulato un po' di cose. Quindi Bruno, io continuo a trebbiare, se tu vuoi prenditi il cassone da vuoi, no, prenditi il pigliati il trattore quello buono, no? Ah, e, giusto, perché noi facciamo le cose solo in grano. Ecco. Piglia il trattore buono e prendi il cassone da carico, raccogliamo la paglia che la portiamo a vendere. Quale paglia? Quella che c'è qui nel terreno dove sto lavorando io. E come corre questo qua? Aspetta, non l'ho capito, quale paglia? Tu piglia il cassone da carico per intanto. Quello che deve raccogliere la paglia per terra? Maronna, vedi, disastro, cos'è sto? Ma perché quella che deve raccogliere la paglia per terra, dici? Sì, guarda, l'ho proprio sprecata di fatti la paglia. Teoricamente quindi, nell'ultima partita avevo lasciato tutto bello che impostato. Ma stavolta però mi si è rovinato lo stesso il tutto. Perché? Niente, perché al gioco piace reimpostare le impostazioni. E la paglia non me la stava a fa'. Mi come corre questo qua, guarda. Oh, fa 70 km orari. Sì, certo, però se non accendi certo che se non la accendi dice beh, a 70 km orari raccolgo la paglia. Nei miei sogni però. Avanti, il nuovo Big Tratture. Il Big Tractor. Vabbè, va comunque abbastanza velocino, dai. Cioè, 20 km orari. Mo, con quello lì, guarda che con quel trattore seminare questo, quello e quell'altro, mo è tutta un'altra storia. Dici? Io non l'ho provato ancora. A voglia, quello tira. No, non ho intenzione di provare. Quello tira tutto bene se tira. Vai. Questo che diamine è? Ah, pensavo che era pure questo frumento. Invece no, deve essere. Saranno i semi di soia. Ok. Che tu lo vuoi, tu lo sarai. Intanto ragazzi, guardate un po' gli alberelli che iniziano a crescere. Ma ne taglio qualcuno perché è bello quello. Sì. Me ne porto uno a casa. Ovviamente la lama grande. Ma perché non corre più di 20.000? Sì, di 20.000, di 20 km orari. Perché il macchinario è fatto per quella velocità. Ah. Andiamo un po' a scaricare. Mamma mia che strada che mi tocca fa. Oh, 13.831 di frumento accumulato. Ah, lì, in quel cassone lì. Qua c'è altra legna perché potrà che gli piace distruggermi la legna in giro. Vero, sempre colpa sua. Colpa di Podrak che taglia sempre gli alberi. Vero. Anzi, secondo me te ne taglierà qualcuno piccolino lì, poi viene bannato per 2 giorni. No, poverino. Podrak, se stai sentendo questo video, se stai vedendo questo video, Podrak, tagliali tutti. Sì. Ok, io vado a scaricare, dimmi quanti. Guarda la legna che è rimasta lì. Dimmi quanti big money ti arrivano. Ok. Intanto questo lo sai che lo posso lasciare. No, che lascio, che mi serve da un'altra parte. Ti stanno arrivando i big money? Vediamo un po'. 1000 euro precisi. Buono. Sempre buon, soldi buon. Sono. Ah, voglia. Per comprarti il cassone nuovo, Nick. Vediamo poi per il cassone. Accidenti, ho passato un po' troppi trattori. No, ma effettivamente un cassone, il piccolo coso là li dovrei restituire. Il cassone che ho preso in prestito più il trattore che ho preso in prestito è meglio che li restituisco, perché se consumano un mucchio di soldi al giorno e all'ora.
Tanto ora c'è questo qua nuovo, no? Sì, come trattore sì, ovviamente uno l'ho dato indietro, ma consumava troppi soldi in manutenzione. Ma quando siamo in tanti però... vabbè, oh. Dici si fa altro. Qualcuno non lavora, qualcuno sì. Ok, sì sì, damoci sotto qua. Qui ci sono ancora 3 strisce e mezzo. Vai vai, che serve a darti l'allegria. È tutta pura questa, è tutta pura. Quanto tempo ci vogliono ancora per far crescere questi alberi? Ah, non lo so, crescono sabato più o meno. Ah, che c'hanno il calendario? Sì, ma sabato nel gioco, non sabato reale. E mo' che siamo? Mo' siamo... Dove cacchio è? Siamo mercoledì. Nel gioco, nel gioco siamo a mercoledì. Quindi giovedì, venerdì, sabato, ancora 3 giorni di gioco e gli alberi saranno belli grandi. E poi tanto tanto bel cippato. Volendo, beh, anche i tronchi stessi, però non lo so. Abbiamo bisogno di comprare il macchinario per i tronchi. Sì, quella è tutta un'altra storia. Vai così. Beh, dunque, è da provare col trattore che hai te la semina. Magari se vuoi continui te con la mietitrebbia, così non faccio sempre la stessa cosa. E io provo un po' a seminare. Allora fammi finire di intanto con questa mega lama, raga. Se fa in fretta. Altri 1000 euro dal coso, là, come si cavolo si chiama, dalla paglia. Vorrei capire anche quanto vale l'erba, perché volendo uno potrebbe anche mettersi a fare un po' di erba. Il mercato di oggi vale tanto. Vero? Vediamo un po' l'erba. Erba, no, veramente vale meno della paglia. Bella santissima. Proprio uno schifo vale. Già. Comunque cammina abbastanza veloce sul trattore, dai, dai. Comunque dai, ho anche trovato la seconda pepita. Ma che servono queste pepite? Niente. Sì, invece, sono 100. Se le trovi tutti a 100, le pepite, il gioco ti dà 1 milione di euro. Cazzo. Il bello sai qual è? Che se trovi le prime 10 pepite, il gioco ti indica... Se trovi le prime 10 pepite, il gioco ti dice... Dove si trovano le altre 90? Sai, tipo su GTA, no? Che comincia a vederle sul radar. Va abbastanza bene a sto punto. Cioè, comunque è una cosa carina, no? È anche un piccolo boost. È un piccolo boost per comprare qualcosa. Tipo la paleolica. Beh, più o meno, dai, la paleolica costa 1,2 milioni, tipo. Vediamo quanto è. Il resto fai da te, che cavolo. Sì, la paleolica comunque è una bella cosa. Oh, hai fatto? Puoi continuare te, quindi, no, a trebbiare. La paleolica. Devo scaricare io o vuoi scaricare tu? Scarica, scarica. Ma Nick, devi comprare la nuova lama. La lama ce l'ho, la lama. Devi buttarla, quella è troppo piccola. No, se devo comprare una lama, devo comprare quella per il mais. Così a poco ci aggiorniamo. In modo che posso iniziare a seminare il mais, girasoli... Però ovviamente, allora... aspetta, però raga, ovviamente il problema è che ho bisogno di una seminatrice adatta e non ce l'abbiamo. Abbiamo bisogno di un coltivatore, non ce l'abbiamo. Dovrei comprare anche l'aratro e non ce l'abbiamo quello buono. C'è tanta tanta roba che non abbiamo. Ma che stai a fare comunque? Ti sto agganciando qua sta cosa. Oh, ma i semi ci stanno? Muovetemi. Dovrei arare. Sì, no. Ci stanno dicendo. Allora, vieni qua, tu lavora con la mia mietitrebbia, va. Dal coso, sì, dal coso. Sono sceso. Scendi tu dal coso che io salgo là. Sono sceso. Ok, allora proviamo un po'. Ragazzi, questo mezzo per quanto riguarda la semina non l'abbiamo ancora mai provato. Io direi che andiamo avanti. No, qualcuno mi ha detto che è giusto anche cambiare alle volte le colture.
Quindi magari, siccome non lo faccio mai, andiamo a mettere anche un po' di orzo questa volta. Allora, vediamo un po'. Ovviamente, raga, questo trattore non ha problemi a tirarsi la seminatrice. Anzi, a dire la verità, qualche problema ce l'ha. Fa un pochino di fatica in salita, eh. Non è che c'ha, fa fatica, è il mezzo, qualcosa lì che... Ma teoricamente questo trattore è molto più potente per quanto riguarda almeno i requisiti di questa seminatrice, perché questa seminatrice richiede un trattore. Vabbè, però penso che sì, effettivamente comunque quello è il minimo richiesto, quindi sì, probabilmente ancora neanche questo trattore è capace di tirare alla velocità massima questa seminatrice. Ci vogliono sempre più cavalli. Comunque, raga, a prescindere, che se spendevi quei 5.000 euro in più, no, la differenza era di qualche cavallo. No, ma era un po' cavalli standard. No, ma uguale, i cavalli aumentano, mi pare, di 20 cavalli in più. Vabbè, micchia. Amen, raga, amen. Comunque non importa, perché questo trattore non l'avevo mai visto, mai comprato. Quindi comunque è carino. E poi bisogna anche ricordare, raga, che sto trattore va a 70 km orari. Cioè meglio quanto una macchina, quasi quasi. Parliamo di macchine di gioco, ovviamente, eh. A proposito, vero, molti mi hanno detto: Nick, ma fammelo vedere da dentro sto trattore. Avete ragione, ma me ne dimentico sempre. Caspita, Nick, mi è arrivato quell'invito, Nick. Quale invito? Sono troppo emozionato. Quello là di quella... Non posso dire. Ah, ho capito. Sono troppo emozionato, Nick. Dopo di questo video lo vado ad accettare. Va bene. Allora, che stavi dicendo? Non ti ho cagato di striscio perché... No, niente. Stavo a dire che da dentro sto trattore non l'avevo fatto vedere ancora. Ah, ok. Vabbè, a me piace, cioè, comunque, tira, non è che non tira. Ha voglia, tira, dai. Prossimo trattore che comprerò, raga. Prossimo trattore che ho intenzione di comprare, ovviamente sarà un po' più scarso, un po' più economico, ma a poco cerco di togliere i trattori, ragazzi, quelli più usurati, diciamo. E cercherò di avere più trattori nuovi, freschi. Comunque, a quanto so, c'è anche una mod parecchio interessante. Del tipo? È una mod che praticamente permette... Ma qui devo fare l'andante? Ah, no. No, lì no. È una mod, raga, che praticamente permette, diciamo, di riparare i mezzi. Nel senso, è una mod che abbassa le ore del mezzo in modo tale che la manutenzione costa di meno. Ah, ora, è come abbassare i chilometri, sì, e vendere, sì, le macchine. Più o meno. Sì, però diciamo, ragazzi, che ovviamente paghi, no? Cioè, tu tipo paghi 10-20 mila euro per rinfrescare il trattore. Per rinfrescare. Che, quindi praticamente... praticamente comunque alla fine paghi per ringiovanire un po' il trattore. Quindi può essere questa una mod interessante. Sì, quello là, certo. E c'è pure, tu ti devi fare pure il culo. Sì. Per, ma va. Va, ma va, ma va, dai. È normale, no? La ditta qua te la devi creare da solo. Ma neanche che ti danno tipo un bonus perché comprate gli LCT che hanno 100.000 come bonus, no? No. Allora, se deve fare come con le Shark Card e GTA. Sì, comunque, che c'è semino mo qua? Ma facciamo sempre semi di soia che valgono soldi. No, ma valgono soldi, ma per riempire... Mamma santa, ci mette tanto, eh. Vabbè, così scarichi meno. E non mi serve il cassone, sì, però in più. Hai... Paga assai, ma comunque hai poca roba, ecco cosa. Va là, guarda come va sto trattore. Peccato che dall'interno mi viene difficile a capire se vado giusto o male. Ah, già, è vero. Annaggia, vedi, vado pure storto. Metti l'indicatore di porche. Ma io non... Ma qual è il tasto? Ancora non l'ho trovato. La Z. Aspetta un po'. Aspetta. Ah, eccolo. Ma no, perché nella mia tastiera è tutto invertito. Perché nella mia tastiera la Z... No, tedesca. Cinesi. Ora con l'indicatore delle porche.
Andiamo non dritti. sono quelle porche che volete voi, ragazzi. No, no, no. Andiamo dritti e facciamo una cosa carina. Vediamo un po' quelle. Ok, no, non ho suonato il clacson. Teoricamente parlando, vi basta seguire adesso questa linea e dovrei teoricamente seminare bene. Vediamo un po'. Diciamo che è così. Quindi mi basta seguire la linea, raga. E l'affare è fatto. Guardalo, guardalo come si diverte con l'indicatore delle porche. Aspetta un po'. Riapri. E vai avanti così. Te a che punto stai? Non mi vedi. L'AE, raga, l'AE X-Starter. Ah? Ah? Non ho capito. X-Starter, ti chiamo e non capisci. Beh. Dico l'AE X-Starter e tu, ah? L'AE X-Starter, non ho capito che significa. L'AE, là si trova X-Starter, ma che non capisci niente. Ah, ma parla italiano e non tedesco, ah, parla sì, come, sì. Come mangi. A bocca piena. Se era in tedesco dicevo da East Kickstarter. Poi sicuro che non capivo niente. Hai visto? Pensavo che ti stavi incazzando con me. Il tedesco tu ci scherzi, ma tu dici ciao, ma magari una persona dice ah, ma questo mi ha mandato a fanculo, un italiano meglio che va in ma Germania, dice. Sì. Va che rapidità. Tuo trattore corre a seminare, ci si mette poco. Che qua ho fatto. Voglio vedere un attimo nel silos quanta roba abbiamo, Nick. No, poca roba, ho venduto tutto. A parte il frumento che abbiamo raccolto, che ho raccolto lì su quel terreno. Allora abbiamo 13.000 di frumento. E 0 basta. Di orzo, corza e semi di soia, ne abbiamo 11.000. E basta. Sì. A poco famo altri soldi. Dai, vai a raccogliere l'altra roba là. Nel terreno 12. Ma che l'hai presa per uno schiavo. Ma no, ma figurati. Dai, che già sto trattore ha accumulato mezz'ora di lavoro. E ancora non. Si è sporcato poco ancora, dai, beh, un po' sì. E lavalo, c'è la roba adatta per lavarlo. Vabbè, a me piacciono i macchinari sporchi. Che cosa? Ma sto trattore è qui ancora qua sta, quello là. Noleggio. Sì, poi lo restituisco. E quello costa. E anche questo terreno, ragazzi. Nick, fammi passare, Nick, fammi passare. Nick, non fammi passare che sennò ti rovini il raccolto quello di dietro, cioè quello che sei. E tu dirai, ah, ma perché fino a mo dove sei passato mo non l'hai rovinato? No, no, quello è già fatto quello. Vediamo un po' se riesco qua. Ok, più o meno. Più o meno meno. Più o meno meno. Meno, meno, meno. Sì, più meno, meno. Sì, sì, questo era Pierino. E chi è? Me lo ricordo, me lo ricordo. Alvaro Vitali, oh. Perlomeno, meno mi meno. Cioè, è bello, ragazzi, che se lo ricorda pure bene, avete capito? No, ma non vuol ma dire non che è pratico di ste cose. Considera lui. Che l'altro giorno me lo sono rivisto, ma non me lo ricordo perché è abbastanza complicatino. Sì, sì. Ma lo sai che Alvaro Vitali vuole fare un altro film? Per me può fare quello che vuole, non è che è un problema. Don Pierino. Ah, oppure Don Chisciotte. No, Don Pierino. Ci sta Don Pierino, minchia. Oh, ma vabbè, che sta. Tanto per dire, ma cos'è colza quella che stai a raccogliere? Non lo so. No, vabbè, no, perché sai com'è, non vorrei che poi. No, sì, ma non è frumento, ok. Perché sennò qua poi è un peccato. No, è tipo.
Ma non lo so, basta, cioè una cosa. Vabbè, mo semino colza, non mi ricordo neanche che ho seminato. Ma che ho seminato prima? Facciamo la colza. E come si fa a vedere? Perché se mi dici come no, si fa a vedere. No, tutto a po', vabbè, non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, tanto questo non è frumento. Sicuramente o è colza o è semi di soia. O è colza. O è colza o semi di soia. No, semi di soia non sono, colza allora. Semi di soia sono a forma di piselli. Bravo. E questa non è a forma di piselli. È colza, è colza. Ma là, deve andare più veloce che il mio trattore è veloce. Se vabbè, ma guarda come fa lo sborone lui. Yeah! Madonna, uscivo la mano dal finestrino stile GTA e ammazzavo con un proiettile di pistola. Non devi fare lo sbruffone con me. Ma guarda che mi raggiunge subito, manca il tempo di farlo. Ma che roba? Ti sto dietro! Sembra un inseguimento, stile agricolturismo. Agricolo turistico! Ma che mi sta raggiungendo, neanche arrivo mi raggiunge lui. È messo! Sposate! Aspetta. No, aspetta. Ti preoccupare, vai. Ed eccomi qua. Ta-da! Ok. Mentre tu fai quello, io faccio quello. Cosa? Vado a concimare, a fertilizzare. Mi sa che il fertilizzante è finito, vero? Boh, che ne so. Mi sa che non abbiamo più fertilizzante. Dovrò andare a comprarne dell'altro. Oggi non abbiamo guadagnato proprio su sto gioco, eh? Sì che abbiamo guadagnato, perché anche se non hai venduto le cose le abbiamo in magazzino, quindi abbiamo guadagnato. Si guadagna sempre. Quando hai qualcosa è come se tu hai dell'oro in casa ma non hai soldi. Dici non ho soldi, ma hai l'oro che vale sempre soldi. Quindi anche se non abbiamo soldi, anche se non abbiamo visto molti soldi, abbiamo però le risorse. Vediamo tu se mi... visto l'oro nel cane fifone, Nick? A voglia. Mannaggia, non mi basta. Allora qui possiamo farci la fattoria stile di Leone nel cane fifone. Ok. Quando è che coltiviamo le cime di rape, Nick? Poi chissà. Ok. Facciamo ancora qualche minutino e poi ci fermiamo, che il tempo è già stravolato via. Anche perché ho finito tutto. Ho finito i semi, ho finito il fertilizzante. Accidenti. Siamo diventati poveri qui. Difatti mo devo spendere almeno quasi 10.000 euro per rifornirmi di semi e fertilizzante. Comunque, boom, ho finito i semi, quindi per ora non c'è niente da fare. Hai finito tutto, è finito. Anzi, vabbè, ma che ci vuole? Ma che ci vuole? Mappa, ripristina il mega trattore, ripristina la seminatrice, dove diamine si trova? Ma che cacchio? Eccola qua. Boom. Vado dove dico io. Ok. Compro i semi. Semi. E in un lampo facciamo il pieno. Ecco il carico di semi. Perfetto. Ecco un altro vantaggio, ragazzi, di avere un trattore che va a 70 km orari. A tornare in fattoria non ci metto niente. Cioè, sto trascinando la seminatrice. E andare a 70 km orari, raga, guarda che roba. E che ci vuole a tornare in fattoria? Fast and Furious, Nick, Fast and Furious.
A voglia, mo ci metto pure il NOS, altro che 70, 73 km orari col trattore in tangenziale, oh. Ti va a comandare. Ti va a comandare col trattore, raga. Guarda, tata, hai visto? Maro. Sono già tornato. Sono tornato col pieno di semi già, guarda. E ora sta seminatrice ha voglia di seminare. Ti hanno inseminato per bene, eh? Vabbè, oh, comunque ci dobbiamo fermare, Bruno, che il tempo è stravolato via. Vabbè, abbiamo fatto un buon lavoro, manca ancora, ragazzi, circa metà campo, ma comunque ce la faremo. Ragazzi, spero tanto che questo gameplay vi sia piaciuto. Aspetta, come... ma mi vedi vicino a te? No, io ti vedo sempre fermo vicino alla mietitrebbia. Vabbè, almeno vieni vicino. Sì, a me, vengo vicino al falso X-Starter. Al falso X-Starter. Ok, ragazzi, quindi speriamo tanto che questo gameplay vi sia piaciuto. Come sempre, mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate tanti bei mi piace. Vi ricordo che in descrizione vi lascio il canale di X-Starter. Giusto. Ragazzi, iscriviatevi. Raga, vi salutiamo. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ragazzi. Ciao.